questo articolo, io di questo articolo non vorrei fare un commento, vorrei solo dire due cose. La prima, che molti italiani già sanno, è che siamo stati i primi al mondo a porre un principio come questo nella nostra Costituzione, e forse l'articolo più originale della nostra Costituzione. Non ce l'ha la Francia, non ce l'hanno gli Stati Uniti, ce l'abbiamo noi, l'abbiamo messo per primo. La seconda, molto importante, è che questo articolo è molto fecondo. Nella Costituzione del 48 la parola ambiente non c'è, si parla di paesaggio, lo avete sentito, ma quando i problemi ambientalistici sono nati, l'ambiente, la Corte Costituzionale lo ha trovato nella Costituzione, in via interpretativa, mettendo insieme il paesaggio dell'articolo 9 con la tutela del diritto alla salute dell'articolo 32, prova, se ce ne fosse bisogno, e la nostra Costituzione basta interpretarla, non c'è bisogno di cambiarla. È una Costituzione lungimirante, è una Costituzione feconda. Ma oggi che cosa succede dell'articolo 9? Il paesaggio, il territorio, l'ambiente vengono devastati, perché le grandi opere sono più importanti dei cittadini, è più importante far lavorare le imprese anziché i cittadini, perché è quanto al nostro patrimonio artistico, se ne parla ogni volta che ci sono difficoltà economiche per poterlo vendere. Questo è in questo momento l'uso che si fa dell'articolo 9, ma sarebbe un errore considerare l'articolo 9 come una cosa a sé. L'articolo 9 fa parte di un orizzonte dei diritti, l'articolo 9 ci dice che il patrimonio è nostro e dei cittadini, il paesaggio è dei cittadini, perché siamo sovrani, come dice l'articolo 1 della Costituzione. Ci dice che la tutela del patrimonio, come la scuola, come il diritto alla salute, come il diritto al lavoro dell'articolo 4, sono altrettanti diritti della persona, costituiscono un orizzonte unitario. Ma oggi in Italia di costituzioni non ne abbiamo una, ne abbiamo due. C'è la Costituzione vera, quella che questa piazza oggi difende, e c'è una Costituzione immaginaria. Nella Costituzione immaginaria, che i nostri governanti rappresentano benissimo, vale il diktat che viene da Francoforte, non i diritti dei cittadini. Vale il problema centrale della politica nella Costituzione immaginaria è domandarsi l'agibilità del cavalier Berlusconi, piuttosto che togliergli il titolo di cavaliere. Il centro della politica non è la disoccupazione giovanile, non è la crisi, la mancanza di investimenti, la crisi dell'economia, è occuparsi di questi giochi di sponda fra artifici parlamentari, appelli alla piazza, indulti, amnistie, grazie, ammiccamenti furbeschi, spiragli che si aprono e che si chiudono ad arte per prolungare l'agonia del paese. In quella Costituzione immaginaria si chiama sviluppo qualcosa che distrugge il territorio e distrugge e devasta le nostre vite. Ma nella nostra Costituzione, quella vera, il principio ordinatore è il bene comune. La Costituzione non usa questa parola, dice interesse della collettività, interesse generale, utilità sociale. Il grido che viene da questa piazza, da chi in questa piazza vorrebbe esserci, da tutto il paese, è più diritti, non meno diritti. La Costituzione che vogliono riformare, la riforma costituzionale, ci dice il contrario, meno diritti e non più diritti. Avete mai sentito parlare qualcuno che sia oggi nella coalizione di governo che dica di attuare l'articolo 42 per fini di utilità generale? Si possono espropriare le proprietà private o trasferire le imprese di preeminente interesse generale allo Stato o comunità dei lavoratori? C'è qualcuno che vi dice che questo articolo deve essere attuato? Non se ne parla più. C'è qualcuno che vi dice che la funzione sociale della proprietà è essenziale? Non se ne parla più. E allora guardiamo le date, per favore. Due date. 28 maggio di quest'anno 2013 e poi 10 giugno. 28 maggio, una grande finanziaria mondiale, JP Morgan, divulga un documento di analisi nella quale si dice così: le costituzioni dei paesi della periferia meridionale d'Europa, voi non lo sapevate, ma noi siamo un paese della periferia meridionale, le costituzioni dei paesi della periferia meridionale d'Europa, scritte dopo la caduta del fascismo, mostrano una forte influenza socialista
riflesso della forza politica delle sinistre dopo la sconfitta del fascismo, e perciò non sono adatte al processo di integrazione economica europea. Ma qualcosa sta cambiando. Testa essenziale sarà l'Italia, dove il nuovo governo sta lavorando in questa direzione, dice JP Morgan il 28 maggio. E il 10 giugno il Presidente del Consiglio Enrico Letta, con i suoi ministri Quagliariello e Franceschini, firmano la relazione introduttiva al DDL 813 per riformare la Costituzione. E cosa scrivono? L'impianto della Costituzione deve essere aggiornato per dare adeguata risposta al mutato scenario politico, sociale ed economico, perché, dicono, la Costituzione rappresenta un compromesso che i padri costituenti, nella temperie della guerra fredda, consegnarono alla riflessione delle nuove generazioni, perfettamente allineati con JP Morgan e con Berlusconi, quando diceva che la nostra è una Costituzione sovietica. Mi piace? A me no. E per cambiare la Costituzione, che cosa si sono inventati? Ve lo ha detto molto bene Alessandro Pace, come hanno stravolto l'articolo 138, baluardo per una Costituzione come la nostra. Ma qui non è neppure il Parlamento che la cambierà. Il Parlamento cambia la Costituzione, il Parlamento, che è un Parlamento di nominati e non di eletti, per via dell'orrido porcellum che ci stiamo tirando dietro da troppo tempo, questo Parlamento deve nominare una commissione, la quale commissione preparerà le riforme costituzionali. Ma questa commissione si avvarrà di una commissione nominata dal Presidente del Consiglio, la quale a sua volta si avvarrà di una commissione nominata dal Presidente della Repubblica, e ognuna di queste commissioni fa la sua riforma costituzionale. E la prima di queste commissioni è come una specie di una matriosca. Abbiamo inventato in Italia la Costituzione matriosca. Il Parlamento la cambia, dentro c'è una commissione, dentro un'altra. E la prima di queste commissioni, quella del Presidente della Repubblica, ha durato 12 giorni, e in 12 giorni si sono fatti venire questi saggi, tutte le brillanti idee che noi stiamo oggi combattendo qui. E allora a me, non so se sono moderato abbastanza, non so se posso dirlo, a me viene in mente un altro comitato di saggi, il comitato di saggi che fu nominato, come racconta Calderoli, uno dei padri della patria, Roberto Calderoli, a noi così caro. Roberto Calderoli ha raccontato che Umberto Bossi aveva nominato un comitato di saggi, ve lo ricordate? La cascina di Lorenzago di Cadore, in cui 5 persone in 5 giorni hanno scritto quelle riforme costituzionali che poi sono passate e che noi, col 62% dei voti, abbiamo bocciato, e oggi ce ne vogliono ripilare di nuovo. Allora io questo dico, la nostra Costituzione non è questa, la nostra Costituzione non è quella che loro vogliono cambiare. Un Parlamento non di eletti ma di nominati non può cambiare la Costituzione in questo modo. Dobbiamo operare perché i parlamentari sappiano recuperare legalità per le istituzioni e dignità per se stessi, partendo dalla Costituzione, partendo da quell'articolo 67 che, come è stato già ricordato, dà a ogni deputato e a ogni senatore l'enorme responsabilità di rappresentare non il padre padrone che lo ha eletto, e non importa se si chiama Grillo o se si chiama Berlusconi, ma il popolo. Ma c'è un accordo dietro le quinte, di capi partito e capi gruppo, che ignora l'articolo 67, presuppone la santa obbedienza di deputati e senatori a chi li ha messi in lista e stravolge la Costituzione. Allora io dico, se pensiamo a queste cose e a tutte quelle che avete ascoltato, che abbiamo ascoltato, io dico, a chi vuole cambiare la Costituzione, nessun indulto, nessuna amnistia, nessuna grazia.